primo ottobre del 1994, esattamente 26 anni fa, quando di notte in un corridoio asettico del Policlinico di Messina, due genitori, Reg e Margaret, americani in viaggio in Italia, scoprono che per il loro bambino di 7 anni non c'è più nulla da fare e prendono una decisione che segna uno spartiacque nelle coscienze di molti. Donano gli organi del figlio, restituendo la vita e la vista a 7 persone, per le quali da allora oggi continua ad essere un altro giorno, nel nome di Nicholas Green. Questo volto sorridente in Italia lo conoscono tutti. Era il 29 settembre, quando sull'autostrada A3 Napoli-Reggio Calabria l'auto su cui viaggiava con i suoi genitori fu scambiata per quella di un gioielliere e presa d'assalto da malviventi. Dalla rapina all'omicidio, Nicholas fu colpito alla testa mentre dormiva sul sedile posteriore, diventando un simbolo. Donare gli organi in Italia in quegli anni fu una scelta rivoluzionaria che, come un boomerang, sensibilizzò l'opinione pubblica, facendo aumentare i casi in tutto il paese. Oggi un altro obiettivo. Reg Green chiede che la legge del 99, che vieta ai sanitari di rivelare i nomi di coloro che donano e ricevono gli organi in nome della privacy, impedendo di fatto un contatto tra le famiglie, venga modificata. Nicholas morì prima di quella legge e oggi i suoi genitori sanno che il figlio di una delle donne che vive grazie a lui è entrato in Marina e si chiama proprio Nicholas.